È un progetto assolutamente unico, si tratta del più grande radiotelescopio al mondo, un'opera mai costruita prima. E siamo molto soddisfatti da questo punto di vista, sia per i risultati tecnologici che abbiamo raggiunto, sia perché siamo tra le poche aziende italiane impegnate in questo grande progetto. Abbiamo dovuto sia diciamo, avere nuove relazioni internazionali, sia nuove modalità anche un più rigorose di scambio delle informazioni. Per cui è ovvio che ci siamo trovati comunque in una situazione molto bella da condividere, ma sicuramente molto impegnativa da seguire. Sam da oltre 10 anni ha partecipato al team che sta provvedendo alla progettazione e realizzazione delle antenne di mid-dish di SKA, in particolare quelle che verranno montate in Sudafrica. Dopo lunghe attività di ricerca, sviluppo, prototipizzazione, investimenti anche consistenti effettuati, siamo finalmente arrivati alla parte di industrializzazione. Oggi stiamo realizzando e consegnando i primi 60 Finindexer relativi al primo lotto di SKA. Serve sostanzialmente a switchare le bande di ricezione dell'antenna. Come sappiamo, le antenne di SKA hanno la caratteristica unica di operare su un vasto range di frequenze. E il feed indexer posiziona esattamente nel fuoco della parabola il singolo ricevitore. La difficoltà tecnologica che noi abbiamo dovuto affrontare, e per questo che parliamo di ricerca, è dovuta al fatto che si tratta di un oggetto meccanico, di un peso stimato intorno alle 2 tonnellate, che però deve essere posizionato con una precisione dell'ordine dei 10 micron, insomma, delle centesimi di millimetro. Sirio è un'azienda che fa antenne dal 1972, è un'azienda che è nata da un'azienda familiare. Con INAF prima, con SKAO dopo, ho iniziato questa avventura di queste antenne. È stata fatta una prototipazione, la prototipazione è andata bene, è stata spedita in Australia con 256 unità e da lì è nato poi tutto il progetto SKAO che conosciamo oggi. L'antenna è costituita sostanzialmente da 4 ali pressoché uguali che vengono assemblate direttamente sul campo. Qui quindi produciamo le ali che vengono spedite all'interno dei container impacchettate verso l'Australia. In Australia l'antenna poi viene assemblata, queste 4 ali vengono assemblate sul campo e vengono terminate da un amplificatore a bassa cifra di rumore, un LNA. La produttività che dobbiamo sostenere è di più di 12.000 ali al mese. Questo significa per noi produrre un'ala ogni 45 secondi circa. Sanitas è una società nata più di 20 anni fa da un gruppo di ricercatori che sono cresciuti come studenti presso l'INAF di Milano e da subito ha iniziato a fare sia progetti di ricerca sia progetti per le aziende, per le industrie. E abbiamo fatto diversi sviluppi con INAF, sviluppati diversi prototipi e siamo stati anche messi in competizione con altri paesi. E il nostro sistema è sempre stato il primo e funzionante sul campo già dal 2017, nelle sue precedenti versioni, e abbiamo seguito il suo sviluppo affiancandoci a un partner industriale con cui abbiamo finalizzato tutte quelle che sono le problematiche di riproducibilità, testabilità e quant'altro per quello che è il passaggio da un prototipo a una fase industriale, perché dovranno essere realizzate più di 5.000 schede complesse e garantirne il loro funzionamento a livello di specifica. Giusto per dire una chicca, siamo riusciti a misurare tra qualsiasi canale del sistema di acquisizione che avrà 131.000 canali, una stabilità di fase al di sotto del picosecondo.
Master ci occupiamo dell'integrazione e della validazione di una parte del radiotelescopio SCA, in particolar modo del Signal Processing Subsystem. Questo sistema prende il segnale dalle antenne e lo trasforma in segnale digitale. Parte con questo elemento che è il front-end module. Quindi il segnale che arriva dall'antenna viene trasdotto in un segnale ottico, questo viene trasmesso verso un armadio di acquisizione dove il nostro compito è quello di campionare il segnale che arriva dall'antenna, quindi questo viene trasformato da ottico a elettrico, filtrato, campionato, elaborato su un FPGA e viene fatto il beamforming. Il dato così beamformato viene poi trasmesso verso processori come il correlatore o altri elementi della catena scientifica. Il nostro compito quindi parte da appena dopo l'antenna e pronti a dare il dato per la scienza. Ogni tanto capita di fare le ore piccole, ma sono sicuramente alcuni impegni che si affrontano con il sorriso a fronte di un progetto così straordinario. È chiaro che in un momento in cui a livello mondiale vediamo dei paesi che si confrontano l'uno con l'altro in una maniera conflittuale principalmente, vedere invece un progetto in cui c'è una collaborazione, un'estesa collaborazione internazionale per l'avanzamento della conoscenza dell'umanità riferita all'universo è chiaramente qualcosa che fa piacere.